Allora, a questo punto abbiamo la nostra decisione, approfittiamo per ripresentare il nostro collegio, che è composto dal professor Alberto Gambino, dall'avvocato Dario Morelli, dall'avvocato Antonella Barbieri, Laura Ciccolini e Marcello Dolores, che ringraziamo tantissimo per aver, accolto il nostro invito a partecipare al nostro Mock Trial e insomma, grazie mille di aver partecipato così entusiasti a questa iniziativa. Qualsiasi sia la decisione, vogliamo. Io voglio già dire ora che non dovessi vincere, appellerò. Vivace. Alla luce della comparazione del materiale allegato, con particolare riguardo al materiale audiovisivo, ossia paper format e promo del programma, A casa con papà da un lato, e format depositato e video della prima stagione del programma Quando mamma non c'è dall'altro, rilevati la centralità dell'elemento narrativo fondato sull'originalità della rappresentazione in cucina dei papà con i figli, come peraltro rimarcato dalla consulenza tecnica d'ufficio presa nel presente procedimento, e la marginalità dell'elemento competitivo rispetto a quanto depositato in giudizio con riferimento al format A casa con papà. Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa di saldezza, accoglie la domanda di inibizione proposta da parte ricorrente, non rinvenendosi l'attuale lesività delle condotte poste in essere da parte opponente, non ritiene di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. Questo è quanto deciso in Roma. Adesso farei anche un giro di tavolo perché possiamo fare una disclosure, effettivamente è stata una decisione presa a maggioranza. Vi dico anche, il Presidente è stato favorevole a questa decisione, perché in un convegno dove si parla di format e stiamo anche lavorando per dare una definizione normativa, è anche importante avere un certo rigore nel valorizzare i format stessi, non dico con una decisione politica. Però è anche una decisione un po' di prospettiva, perché se c'è questo sforzo ormai da circa 15 anni nel dare questa rilevanza, occorre che poi si dia anche un peso specifico ai format laddove possano avere una loro definizione normativa, perché altrimenti si indebolisce anche la prospettiva di dargli questa collocazione normativa. Io ricordo quando presiedevo il Comitato per il diritto d'autore nel 2007-2008 e con i coadiutori, in questo senso tra l'altro ringrazio l'Avvocato Maggio che ci ha coadiuvato nella stesura del provvedimento, tentammo di fare una prima riforma e lì poi ci battemmo sul tema in qualche modo anche di interessi contrapposti in quel momento storico. Adesso stiamo riprendendo il dossier, si fa ancora evento a Napoli prossimamente sullo stesso tema. Il Comitato Consultivo Permanente, non più sotto la mia presidenza, ha continuato a lavorare e arrivando quasi all'ultimo miglio di definizione, poi le cose non si sono definitivamente chiuse, però l'auspicio è che davvero invece si possa riprendere questo tema. Quindi facciamo anche un giro di tavolo su ognuno un po' valorizzare perché è andato in una certa direzione. Poi magari se c'è qualche domanda replichiamo, facciamo mancare. Vabbè, io do solo uno spunto, così poi facciamo in modo che tutti i componenti della giuria dicano loro. Quello che per me ha prevalso nel decidere di essere dalla parte della maggioranza e quindi aderire alla decisione di essere in linea con la decisione del dispositivo è stato un elemento in particolare, e cioè l'aver notato in relazione
al secondo format, a cena con papà. Una rilevante, secondo me, sostanziale differenza tra quanto dichiarato e quanto poi, seppur in forma di promo, realizzato, o quanto sembra l'intenzione del produttore debba essere poi realizzato, nonché anche con riferimento poi alla quella che era l'intervista al direttore del canale. Diciamo che questo elemento per me è rilevante, cioè un format vive come format, ma vive anche come programma in potenza, programma poi che si dovrà realizzare. E allora il fatto di avere un nucleo forte di originalità, che come il consulente tecnico di ufficio ci ha detto è proprio quello del papà in cucina, diciamo, ecco, al quale poi si aggiungono tanti elementi che astrattamente potrebbero essere distintivi, ma che poi non sono ripresi, non sono trasposti, non diventano poi elementi realizzativi che contraddistinguono veramente il programma e il format come realizzato, ed è questa diciamo differenza proprio tra quanto, se vogliamo, dichiarato, depositato e scritto, e quanto poi effettivamente realizzato, almeno in questa fase, ci fa ritenere che ci sia il fumus monicus e il pericolo di mora, quantomeno diciamo, una parte di plagio, e mi ha portato, diciamo, fatto propendere per concedere la sospensione cautelare. 700 la sospensione, diciamo, messa in onda, comunque la sospensione della realizzazione dell'altro programma. E io lo dico perché adesso non avrei detto, avessi dovuto ricoprire il ruolo istituzionale, sarei accodato, diciamo, la maggioranza, e non avrei detto cosa ne pensavo, ma in questa sede si può benissimo dire, ero non d'accordo con la decisione della maggioranza, cioè quanto diceva Marcello rispetto al video che è stato poi il video della discordia, parliamo del promo del programma a casa del papà, il fatto che in quel video non ci fosse l'elemento di competizione, non ci fosse la conduttrice di cui si parlava nel breve format, non c'erano due concorrenti, ce n'era solo uno, io lo avevo attribuito, diciamo, alla inesperienza della neonata in Legal Production, però in realtà dal punto di vista di sviluppo narrativo a me torna molto che da un lato ci sia un intero programma che per un'intera stagione abbia come protagonista un vinto, cioè un attore famoso, e quello che capisco è il tirante narrativo di un format, perché può essere interessante vedere in questo caso Bassi che cucina con le figlie, anche per più puntate. Capito che però questo è molto differente invece dall'avere i VIP, cioè dei personaggi non VIP nell'altro format, e allora l'elemento competitivo è quello che rende interessante la presenza di personaggi VIP. Quindi questa differenza tra il VIP da un lato e il VIP dall'altro mi dava anche molto senso all'elemento competitivo, e alla luce di questo un game da una parte a quel punto è un fatto, dall'altra mi sembrano due programmi sufficientemente diversi per non concedere il 700, però la maggioranza ha sempre ragione. Anch'io come Dario ero convinta che si potesse andare avanti anche con l'altro programma. Anche io ho pensato, beh, è stato fatto un conto, è una cosa già fatta bene, insomma, e l'altra è una cosa fatta per questa occasione, così. E, tra l'altro, non vado a tenere altri distintivi, tipo la spesa che papà andava a fare da solo con Carrello, insomma, che era completamente diverso dall'approccio che c'era da andare a vedere questa mozzarella, insomma. C'erano delle differenze, però diciamo che alla fine mi sono convinta sulla cosa, così si apre il merito e poi come partire si scoprirà solo alla fine. E sicuramente come commento generale, detto, i produttori di A Casa con Papà non hanno per niente trattato l'ufficio legale interno prima di fare il promo e le dichiarazioni in generale. Io invece ero d'accordo con Marcello Dolores, perché ero sostanzialmente a favore dell'inibitoria, e devo dire che secondo me il secondo format non è stato sufficientemente caratterizzante, cioè non è stata sottolineata poi
in effetti la differenza che in molti elementi distingueva i due format di cui abbiamo discusso, la competizione, appunto, la presenza del VIP, del MIP. Questi elementi avrebbero voluto sicuramente, se fosse stato reso in forma assolutamente diversa, sottolineare e evidenziare la differenza tra i due format. Poi alla fine non è stato così, perché la presentazione, il materiale audiovisivo, anche l'intervista al direttore del canale, sono stati tutti elementi che lo stesso titolo, su cui abbiamo poi discusso molto durante prima di prendere la decisione, in effetti il titolo anche del secondo format sembrava proprio richiamare integralmente proprio il contenuto anche del primo. E quindi a maggioranza, diciamo, poi è stata decisa di vittoria, e questa è stata alla fine la decisione che abbiamo preso tutti. Possiamo chiedere il programma? Sì, e chiudo su un ultimo elemento, questo di carattere più giuridico. E facciamo attenzione, il format, nel caso specifico il paper format che è stato contestato, non è ovviamente il paper che viene depositato insieme. Questo è importante dal punto di vista giuridico, perché altrimenti ne facciamo semplicemente una valutazione formale e letterale. Il format è qualcosa di intangibile, è proprio la rappresentazione di quell'idea creativa che si sviluppa attraverso uno schema che poi si realizzerà con delle puntate. Quindi non è innocente il deposito del promo della prima puntata, non è indifferente, perché essendo un paper format e quindi ancora non si è realizzato, certamente la valutazione non può che attestarsi su quello che sarà, ma ancora non si sa come potrà essere. E quindi la nostra valutazione è andata anche un po' per tabulas, nel senso, c'è stato adesso un paper format, ci sono delle interviste, ci sta lo sviluppo possibile di una prima puntata, e oggettivamente lì è molto debole l'elemento della competizione. Nel senso, il procedimento cautelare non la vieta che poi a un certo punto si possa rivedere questo paper format, valorizzarlo meglio, in questo senso è una decisione aperta, viceversa l'avremo resa immediatamente chiusa. Questo però è un elemento interessante, importante, proprio per distinguere dall'altro format, perché invece il format della prima opera creativa, che senz'altro era creativa, ci ha colpito il fatto che non ci fosse in giro per il mondo qualche cosa di analogo, quindi davvero suggeriamo a questo punto di realizzare queste puntate dove il papà e le figlie cucinano. E in realtà lì già c'era una serie, si era verificato molto bene lo sviluppo narrativo, quindi in un certo senso anche con un certo rigore siamo proprio stati agli atti di causa, al di là del fatto che mi rendo conto che anche le due dissenting opinion effettivamente nella ricostruzione giuridica, anche nella casistica che precede questa nostra decisione simulata, effettivamente si spingono invece a trovare degli elementi di differenziazione valorizzandoli molto e quindi poi a legittimare anche un eventuale secondo format. Questo è proprio un po' legato alle caratteristiche del giudizio, il giudizio decide sui fatti che vengono allegati, quindi quello che si poteva intuire, pensare anche grazie al lavoro, diciamo, degli avvocati che sono riusciti a descrivere uno sviluppo, però quello che poi noi abbiamo visto con gli occhi, il format richiede una visione, diciamo, la sua estetica, e ci ha fatto un po', anche un po' emotivamente, con la parte dell'autorità di andare in quella direzione dell'accoglimento. Prego. No, volevamo sapere a questo punto, per una completezza, diciamo, informazione, cosa aveva deciso la Giuria Popolare. Se le palle bianche significano assoluzione, vero? Vuol dire che non lo avevano ritenuto un plagio e quindi avevano ricettato. E tra l'altro in larghissima maggioranza, perché voi vedete, la giuria è stata totalmente immune dal sentimento popolare, come va invece oggi un po' di moda in altri anni. Questa audience contemporanea, questo pubblico contemporaneo. C'è qualcuno che ha appunto espresso un giudizio diverso? Sì. No, ne approfitto, non perché volevo dare il mio giudizio avverso alla decisione della giuria, ma intanto ringraziarvi per l'ottimo lavoro svolto e ringraziare tutti voi che ci avete seguito con attenzione. Credo che a Gian Odierna questa
stamattina sia stata comunque molto molto utile per approfondire alcuni aspetti e conoscere anche nuove realtà come quella olandese, che sicuramente è un elemento importante. Ovviamente vi ringrazio per il giudizio che avete dato. Io sono tra quelli che ha messo il gettone bianco, ma semplicemente perché il giudizio sul pay performance dal mio punto di vista non poteva che portare all'affermazione di una netta differenziazione dei programmi. Cioè, da una parte c'era ovviamente un programma che prendeva in analisi gli sviluppi, le dinamiche narrative all'interno di una famiglia che si trovava a gestire una situazione in cucina senza, dall'altra parte è un formato dove c'è un conduttore, dove c'è una competizione e c'è anche l'elemento ovviamente fondante che è quello della cucina. Quindi due elementi molto molto diversi, però effettivamente mi rendo conto che le prove che avevate invece, ahimè, erano totalmente divergenti rispetto al format, quindi il vero tema. Quindi io ho votato come la maggioranza di voi sulla base soprattutto delle dichiarazioni, cioè diciamo di quello che abbiamo letto. Effettivamente i due provi erano lo stesso programma, quindi loro non potevano probabilmente che decidere diversamente, e questo mi fa capire il senso della cosa. Se poi ci sia stata malizia per creare ancora più interesse nel presentare un promo, è un'altra storia, però certamente questo è un elemento ovviamente fondante, quindi non posso che approfittare per ringraziarvi e assolutarvi di nuovo. Poi ovviamente altri interventi saranno bene. Grazie, sì, in effetti sì, diciamo che proprio il format, il secondo format è stato costruito con una certa ambiguità e anche come avviene poi nei casi che ci vengono sottoposti, cioè non c'è una costruzione fatta dall'avvocato, ma c'è un convincimento del produttore che dipende anche dalla sua volontà appunto di entrare in un argomento molto noto che crea audience eccetera, e che poi quindi non costruisce spesso quella catena che quando si avvicina, plagio, questo diciamo è sempre un'opinione, ma quando si avvicina e si inserisce in un settore affollato e appunto si avvicina a programmi quindi necessariamente per certi aspetti già realizzati, poi cade molto spesso appunto in questo tipo di cose. Quindi è molto importante sin dall'inizio, soprattutto se si avvicina a programmi di terza, sempre in settori affollati, in temi molto trattati, occuparsi immediatamente appunto di tutti gli elementi, anche quelli iniziali, no? Al di là qualcuno che voglia esprimere la sua opinione? Bene, allora se siete d'accordo chiudiamo questa giornata, ringraziamo ancora tutti, il nostro Presidente, il Collegio.